Buonasera a tutti, benvenuti, grazie di essere così numerosi nel mondo del lavoro. Questo è un documentario per persuadere i giovani africani e i loro genitori a non intraprendere la strada del deserto, e dove trovano veramente la morte il deserto, in Libia. Adesso hanno cominciato pure a venderseli come schiavi. È una cosa terribile, io sono contro l'accordo Italia-Libia. Già lo eravamo tanti anni fa, lo stesso con il ministro avevamo discusso dopo 5 anni fa a Rosarno, problemi che sono successi. E poi vedremo anche il progetto, quello lì in Africa, per dare lo sviluppo, un'opportunità ai giovani africani in loco. Vado. È molto brutto questo, non è fatto da attori, proprio sulla realtà comincia dal deserto. Queste stime erano di 5 anni fa, adesso è aumentato nei morti e anche i dispersi. Questi sono soldati libici che vanno a raccoglierli nel deserto, perché non c'è solo persone cattive, ci sono anche buone, però ormai Libia, insomma, è diventata senza controllo. Dopo Gheddafi è peggiorata la situazione anche per i rifugiati, perché molti rimangono estirpati, li chiamano centri d'accoglienza, in luoghi seduti dove sono maltrattati, poco cibo, poco acqua, insomma una situazione disumana, così come vengono i barconi. La parte che vedevate prima è la Libia. Una soluzione ci sarebbe per loro, farli venire attraverso il deserto, sarebbe che i governi occidentali rilasciassero i visti d'ingresso in Europa con l'obbligo di biglietto andata e ritorno, perché una volta arrivati potrebbero, come si dice, non trovando quello che speravano, hanno il biglietto di ritorno per andare e non morirebbero in deserto. Non si capisce perché non lo vogliono, perché adesso noi, come si dice, sto cercando di aiutare anche un prete, che la figlia è morta, un prete ortodosso, morta la figlia a Lampedusa, è venuto a cercarla e poi è riuscito a seppellirla. E vorrebbe fare congiungimento familiare, perché i fratelli e i figli suoi rimasti in Sudan vorrebbero fare la stessa strada del deserto. Lui ha fatto congiungimento familiare, sono 6 mesi che lottiamo, non glielo vogliono dare il visto all'ambasciata di Sudan italiana. Perciò preferiscono che arrivano così, così è solo per interessi di centri d'accoglienza e casa famiglia. Perché poi vengono, insomma, non vengono formati, molti non imparano le lingue, né una formazione. Quando hanno ottenuto lo status di rifugiato politico o quello umanitario, vengono buttati fuori senza, come si dice, preoccuparsi dove vanno, non hanno denaro. Allora, adesso, l'altra settimana, sabato, è morto Daniel, un ragazzo, la mamma Oromo di Etiopia, il padre eritreo. Prima è stato espulso con suo padre e i figli dall'Etiopia. Dopo è venuto qua, i fratelli sono sistemati in Canada, Australia, anche in Olanda. Anche lui ci ha provato ad andare in Olanda, solo che aveva dato le impronte digitali in Italia e l'hanno cacciato via, e dormiva
nelle piazze finché è rimasto morto un mesetto fa. È stato anche molto brutto, crudele il viaggio, cioè della salma, perché quasi non lo voleva nessuno, cioè Etiopia, non lo so, diceva il padre eritreo, insomma è molto triste la cosa di suo modo. Questo è Milano, avete visto anche Ponte Mammolo, così per caso siamo di notte, senza avvertire, siamo andati per vedere come stanno. Questi sono i rifugiati che hanno pagato alcuni anche fino a 30.000 euro, pagano tantissimo questo viaggio di sofferenza. Casa del Pane, qua c'era un teatro, per caso abbiamo ripreso queste immagini così. Noi abbiamo cercato di far diffondere attraverso il Ministero degli Esteri, però nessuno ci ha dato retta. Adesso lo faremo con tante persone che vogliono aiutarci a diffonderlo in Africa. Questo è Ostiense. Questi sono gli afghani. Li portavamo banco alimentare lì, poverini, su quel fuoco, dovevano cucinare e dormivano lì. E la ministra cancelliere, quando gli abbiamo dato il documentario, poi l'ha messo in un centro di accoglienza. Questi da una chiesa vengono, questa merendina, insomma, una volta alla settimana, via del Quirinale. Questi erano leoni quando sono partiti. Questo è in Somalia. Somalia è stata distrutta. Queste destabilizzazioni non portano che questo enorme problema, perché Hadid non era islamista, lo hanno perseguitato. Il problema dell'Africa è la sua ricchezza, troppe materie prime, nessuno vuole pagare il giusto prezzo. È solo destabilire, bombe, costano più armi che cibo. Però nessuno vuole sentire. E poi c'è stata questa gente che dice accogliamola. E dove li accogliono? Non c'è neanche posti per italiani. Alcuni mi dicono fanno i lavori che non fanno italiani. Ma quale lavoro è per italiani? Non c'è lavoro. Io conosco tantissimi italiani che mi chiedono sempre lavoro. È diventato difficile aiutare, sostenerli anche con il banco alimentare, il lavoro non si trova. Perciò è doveroso lavorare per aiutarli in Africa. Io non è che sono contro chi, però viaggio normale come tutti, prendere un aereo e andare in un posto, quando non ti va, tornare. Invece questi spendono di più, ne guadagnerebbero anche, insomma, le linee aeree, anziché i delinquenti. Dare l'opportunità all'Africa di sviluppo darebbe molti vantaggi anche all'Occidente, lo stesso Italia, perché assorbirebbe le eccedenze e potremmo stare molto bene tutti. Questa è Puglia. E 28.000 minori che non si sanno dove sono, una quarantina di adulti, perciò è una tragedia, un olocausto. Ancora peggio per i minori, perché appena compiono 18 anni vengono cacciati, perché lo Stato non paga più per loro, dai centri non diventano manodopera, no? Dei delinquenti per la droga. Perciò
dobbiamo fare di tutto per aiutarli a rimanere a casa, a creare sviluppo, semmai per, possono venire per studi o con contratti di lavoro in futuro. È molto brutto questo filmato, però è la realtà, eh? È la realtà. Adesso manda il progetto per fargli vedere cosa vogliamo fare per dare lo sviluppo in loro. Ce l'hai Golden Bridge? Parla più vicino al microfono. Va bene. C'è un altro video, dobbiamo sì, mettere. Sì, è breve, però va a vedere il progetto. Per capire che cosa intendiamo. Sì. Qual era il... Non è questo, c'è qua dentro? Guarda un po'. Golden Bridge. Guarda un po'. Non è qua. Non so quale apri tu. Ho detto che sì, eccolo qua. Terzo. Qua è solo musica. Sì, sì. Per dare idea. Ma c'è anche il video, così va bene, no? Non è sì, questo. Sì, sì, è questo. Sì. Come? Deve uscire il video, no? Sì. Quando uscirà? Sì. Non c'è, non è solo musica. Vediamo questo, vediamo un po' come sono. Progetto questo. Tocca a lui. Però è no, qua è solo musica. Terzo. Sì. Lascia fare lui. No, non viene. Gemma. È solo audio. È solo audio. Con questo? Prova anche se sì. No, quello se no. No, non è qui. Ancora sì. Come prima? Quello di prima. Vogliamo proseguire, intanto proviamo se viene. Proseguiamo con la voce e poi vediamo se riusciamo a metterla a posto. Apri, non apri. Filmati il buio in alto, però. Sono sempre i volumi. Non c'è niente. Non c'è niente.
che non per prima si è visto all'inizio. Si è visto all'inizio e poi se ne andato. Perché ho sentito il mio braccio. Come ha fatto così, no? Sì. Apri con. Apri con. Ti metti lì. Così è come non c'è, c'è solo la musica. C'è la scritta? Sì. Forse l'avete scaricato male. No, ma era quello lì, l'hai visto l'altra volta, c'era adesso. Facciamo apri con iTunes, non lo so. Windows Media Player, ma quello su iTunes è pure musica. Facciamo play. Martinelli, stiamo cercando un collegamento tra università italiane per poter dare modo anche di non venire in Italia i ragazzi che non sanno italiano. Facciamo passare adesso il professor Martinelli, giusto? Che è l'ideatore di questo progetto che non riusciamo a vedere al momento, intanto ce lo spiega. Buonasera a tutti. Intanto che proviamo a vedere se parte il filmato, io vorrei raccontarvi qualcosa di questo progetto, che è un progetto sostenibile dell'associazione Casa Africa, sta cercando di portare avanti d'accordo con le università, insomma, chi si deve essere disponibile in tal senso. Questo appartiene ad un progetto, alla categoria di progetti, cioè denominato suggestivamente Golden Bridge. Golden Bridge è un progetto per un modello autosufficiente lungo l'Africa subsahariana in siti specifici identificati dall'associazione Africa Horus lungo i percorsi migratori. Il modello di insediamento esteso su un'area di 400x400, quindi 16.160.000 metri quadrati, è adatto ad ospitare 600 migranti. Durante il loro soggiorno, i migranti possono imparare le arti, le pratiche artigianali praticate grazie alla presenza di centri e laboratori come vigneti, frutteti, fattorie, ma anche segheria, macello, forno, eccetera. Una volta conosciuti i mestieri, i migranti saranno in grado di fare la scelta di continuare a migrare o tornare indietro e sfruttare le conoscenze acquisite. Il cuore del villaggio è caratterizzato non solo dalla presenza di abitazioni, ma anche da uno spazio sacro multireligioso dove le diverse culture possono coesistere in armonia. Questo per raccontarlo sinteticamente. Adesso è inutile che entriamo nel dettaglio dei prospetti che verrebbero fuori dal filmato. Ecco, però il progetto di cui stiamo parlando è questo. Ed è uno dei progetti che, in linea con l'impegno, possono essere considerati sostenibili. Ripeto, progetti che naturalmente devono essere finanziati e naturalmente i finanziamenti possono venire dall'ONU, dall'Unione Europea, dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca di Investimento, dalla Banca Mondiale e da organizzazioni mondiali governative e non. Si dà comunque il nostro impegno deve essere quello di riuscire a mettere sul tavolo un progetto a tutti gli effetti sostenibile per aiutare la classe politica a prendere le decisioni che competono a loro e certamente non competono a noi. Non so se io a questo punto continuo un attimo sulla mia presentazione oppure la facciamo dopo. Allora, adesso do la parola all'architetto Daniele Bellu, che è il presidente di Atlante 2000, che ci esporrà quello che è il progetto sicurezza, una delle basi fondanti del nostro movimento. Buonasera a tutti, credo che siete abbastanza numerosi, questo mi fa piacere perché vuol dire che queste idee, questi progetti stanno camminando e si stanno, stanno interessando in un numero sempre maggiore di persone. Vi do una notizia positiva che già accennato e citato prima, il consigliere Napoli della regione Basilicata con cui siamo in contatto da tempo ha sentito il presidente Pittella, il quale ha detto: io non ho nulla in contrario contro il porto di Policoro,
quello che ho progettato io per la Basilicata, che verrebbe ad essere il polo terminale della Via della Seta, quella che accennavamo proprio prima. Voi sapete che la Via della Seta è un grandioso progetto che ha elaborato, che propone la Cina per creare sviluppo metodologico. Io ho già avuto un incontro con l'ambasciatore cinese a Roma attraverso il suo addetto commerciale, la signora Xu Yuhong, con questi nomi cinesi, e siamo d'accordo che io l'ho proposto anche il progetto del porto, che è l'inizio del piano turistico per l'Italia. Quei piani turistici, il progetto di riforma strutturale, come dicevo prima, Parlamento e Governo mai hanno fatto dal 46 ad oggi, ma io potrei ben dire dal 1860 ad oggi, perché non è mai stato fatto nulla. E allora siamo d'accordo che con Napoli, mi ha detto che è d'accordo con Bittel, il Presidente, che farà una riunione a breve, ormai dopo le feste, dopo l'Epifania, con i sindaci del litorale della Basilicata e con i sindaci dei comuni limitrofi della Calabria, perché il porto arriva fino a Monte Cagnano, dal comune di Monte Cagnano e fino a Rocca Imperiale, e poi interessa anche i comuni limitrofi della Basilicata, della Puglia, quelli che sono vicino a Metaponto, dove dovrebbe sorgere il grande interporto di Metaponto. Voi sapete, dove c'è un grande porto si crea anche un grande interporto. E quindi questa notizia, questo vorrebbe dire che noi facciamo questa riunione, vengono invitati i sindaci, molti sindaci e poi consiglieri regionali, e questa è la premessa per indire subito dopo la conferenza di servizi, che voi sapete è lo strumento necessario per far approvare un certo progetto. E a questa conferenza di servizi noi chi invitiamo? Invitiamo l'ambasciatore cinese, il suo addetto commerciale, l'ambasciatore spagnolo, che io ho già incontrato lo stesso qui a Roma, l'ambasciatore spagnolo gli ha detto che il progetto va bene, ma è la politica italiana che deve decidere se lo vuole fare o no. Adesso le premesse sono ottime, Pittella ha detto sì, io non ho nulla in contrario, quindi adesso noi procediamo ulteriormente. E allora in quella conferenza di servizio ufficiale si firmerà il protocollo d'intesa tra governo cinese, spagnolo e governo italiano. Questo è un risultato notevolissimo che dobbiamo dire grazie al gruppo Atlante abbiamo ottenuto. Qui nel gruppo hanno lavorato tutti egregiamente, nord, centro e sud, quindi c'è un'attività di gruppo veramente notevole. Questo ve lo dico perché è un risultato eccellente, diciamo, che prelude ai futuri risultati, quindi, perché questo porto è solo l'inizio del piano turistico, anche questo che è elaborato in un po' Atlante, perché questo il Parlamento non l'ha mai elaborato. È il piano turistico, voi sapete, il turismo è petrolio in Italia, noi abbiamo 51 siti protetti dall'UNESCO, più di qualsiasi altro stato al mondo. L'Italia ha delle bellezze naturali, architettoniche, storiche, paesaggistiche, artistiche di elevatissimo livello, soltanto che non vengono sfruttate adeguatamente. Allora, però noi abbiamo detto che per il piano turistico e poi per realizzare gli altri progetti è necessario il progetto sicurezza di riorganizzazione delle forze di polizia. Voi lo sapete, io sì, poi ci credo. È progetto sicurezza perché senza la sicurezza dei rapporti produttivi commerciali è assolutamente impossibile garantire qualsiasi riforma strutturale. Voi l'avete visto anche il terremoto recente, le case crollate perché non c'era il ferro sufficiente dentro le costruzioni, nella struttura, e quindi perché mancano i controlli. Ora, per la sicurezza è lo stesso discorso, perché noi abbiamo detto sì, però contemporaneamente al porto di Policoro e al piano turistico, se il Parlamento lo valerà, è necessario approvare contemporaneamente il progetto sicurezza. Io lo dico sempre, io do un solo dato per far capire l'enormità della disorganizzazione italiana della sicurezza. Pensate che l'Italia ha più del doppio degli operatori di polizia degli altri stati europei, ne ha oltre 400.000, la Francia ne ha 200.000, la Spagna eccetera,
però molto meno della metà sono impiegati sempre operativi. Quasi tutti in ufficio, come dicevano in gergo, a girare a carte, burocrazia, no? Questo abbiamo le forze e non le utilizziamo. Come abbiamo i ricercatori e poi se ne vanno all'estero, noi li formiamo, spendiamo i soldi, poi se ne vanno all'estero perché qui non c'è lavoro, eccetera. Qui, voi capite, qui è questione di organizzazione. Purtroppo è l'organizzazione che lo Stato, non ha. E nel campo extracomunitari, noi nel progetto sicurezza abbiamo due proposte precise che abbiamo fatto, poi ne parlerà qualcuno per piano Marshall per l'Africa e ne parlerà anche la Maria Grazia per gli immediati che proponiamo. Anche qui è questione di trovare le giuste operazioni per far sì che venga fermato quello che abbiamo chiamato l'olocausto del Stato Unito. Io sono andato a fare il cerco e negli ultimi 15 anni ne sono morti più di 30.000, ma è una cosa inaudita. 30.000 esseri nel terzo millennio, sembra di essere quasi i tempi di Hitler in Germania, ma è pazzesco. E nessuno si muove, nessuno dice. Noi abbiamo fatto due proposte, che mi sembrano quasi. Le ho detto però, se ce ne sono di meglio, ben bello. Noi abbiamo fatto questo, e cioè subito costruire in tempi rapidissimi, e questo lo si può fare, dei grandi centri di accoglienza in Africa, subito. Quindi non attendo, si può costruire in poche, in 2-3 settimane, si può prestissimo. No, grazie. No. Noi vogliamo dei centri di formazione, sì, non vabbè, centri però di accoglienza. Subito perché? Per impedire subito le morti in Mediterraneo. Nessuno deve più morire, a me anche una sola persona morire in Mediterraneo. Questo è l'obiettivo nostro, immediato. Poi c'è quello il secondo termine, e il secondo rimedio che è l'aiuto, che se, i piani di sviluppo che si devono portare all'Africa. Perché come è stato detto, e l'ha detto anche la Gemma, in Africa ci sarebbe un enorme mercato, perché in Africa c'è 1.200.000.000 di persone, ma nei prossimi decenni si prevedono molti di più. Se noi diamo sviluppo all'Africa economico, diventa un enorme mercato, quindi è un interesse anche per l'Europa. Questo, però, dobbiamo interrompere subito le morti, nessuno più deve morire. E allora creare grandi centri in Africa e impedire che questi attraversino. Ci viene in Europa soltanto quando ci sono posti di lavoro e alloggi. Altrimenti non si può assolutamente accettare persone, ci sono persone a Padova, hanno trovato in appartamenti per 4 persone. 40-50 persone che vivono ammassate, è una cosa bestiale, e qui non ritorno al Medioevo, non si può accettare. E allora, siccome il rimedio c'è, ripeto, fare grandi accoglienze in Africa e assicurare la sicurezza, evidentemente, io ho proposto con le forze della NATO, perché le NATO, la NATO sono cose militari che in tempi di pace hanno poco lavoro, e impiegano queste forze, però qui non è un problema che può risolvere l'Italia. Deve risolvere l'ONU, la comunità europea, è un problema che noi non possiamo risolvere. E questo lo si può fare attraverso l'azione di governo, di suggerimento dei ministeri di governo che pone questo problema all'Organizzazione delle Nazioni Unite, all'ONU e anche all'Unione Europea. Ma ci vuole un lavoro di gruppo, ci vuole un lavoro, un'iniziativa europea, delle autorità europee e dell'ONU. Questo è quello che dobbiamo fare. Quindi io ho detto, ci sono questi due periodi. Immediatamente risolve il problema delle morti, perché questa è una cosa inconcepibile e assurda. Nessun uomo africano che viene dall'Asia deve morire più in Mediterraneo. Per fare questo ci vuole solo darsi a impedire che questi partano dalla Libia. Questo non si può fare con le forze della NATO, della linea militare, con le forze militari, per impedire che avvengano altre morti, che si aggiungano altre persone che vengono a morire affogati. Poi adesso lascio la parola. Ringraziamo il progetto Bello. Adesso io parlerò brevemente di quelle che non ha sede. Io sono Claudio Falcone, sono consulente nel settore alberghiero, anche formatore. Più vicino al microfono, va bene. Lo devo lasciare. Alzo la voce, sono capace, ok. Allora niente, noi nel nostro programma abbiamo anche una sorta, un'idea, una sorta di piano Marshall come è stato fatto nel dopoguerra qui in Europa, e si pensava appunto di fare una cosa simile con l'Africa. Cioè il piano Marshall in che cosa consisteva? Consisteva nel ricostruire un qualcosa che era distrutto. Dopo la seconda guerra mondiale gli americani inondarono di aiuti l'Europa
per circa 2 anni fino al 47, dopodiché però si sforzano per tutti quei soldi, tutto quello che mandavano era perfettamente inutile perché non c'era organizzazione in questo sistema. In più era solo un costo e non c'era un ritorno, perché ricordiamoci sempre che la guerra alla fine è solo un risultato commerciale, molto che più che umanitario. Allora ci fu questo generale che poi diventò segretario di Stato con Truman, che fece un discorso ad Harvard dicendo che dovevano cambiare strategia, anche perché il problema era maggiore che se gli stati europei, quelli che venivano fuori dalla guerra, dovevano comprare qualcosa, dovevano pagarli in dollari, e i dollari chiaramente non c'erano. All'epoca in Europa nel dopoguerra c'era una miriade di valute non cambiabili fra loro, oltretutto, perché ogni volta che si doveva cambiare moneta tra uno stato e l'altro ci voleva il consenso dei governi, quei pochi che c'erano. Lui allora che cosa fece? Chiamò tutte le nazioni che erano disposte a presentare dei progetti, dicendo loro: carissimi, se volete un aiuto fatemi sapere cosa dobbiamo fare e non lo facciamo. E così ideò questo piano, invitò tutte le nazioni tranne alcune, invitò anche la Russia, ma la Russia si sfilò subito perché non aveva nessun interesse a partecipare a un qualcosa che era prettamente occidentale, anzi imperialista, se vogliamo chiamarlo così. Fatto questo, alcuni di stati cominciarono, in testa la Francia in particolare e l'Inghilterra, a fare dei programmi, in centro anche l'Italia. La Spagna venne esclusa perché c'era il regime franchista, quindi questa è una cosa che poi si rifarà sull'Africa, gli aiuti vanno dati a tutti, ma non è che c'è delle dittature. E venne esclusa la Polonia e la Finlandia perché la Russia li rompeva. In tutto questo il piano Marshall non era altro che una fornitura di dollari, chiaramente soldi, una fornitura di generi alimentari, anche se all'epoca a livello alimentare ci stanno riprendendo, una fornitura di macchinari, ma quella cosa che era più importante era la formazione delle persone che poi dovevano dirigere le nuove fabbriche. Tant'è vero che salvò persino le fabbriche tedesche, non le fece distruggere come era nel piano, aiutò anche i tedeschi, anche la Germania che aveva perso la guerra e aveva causato tanti morti. Questo programma in realtà funzionò per tante nazioni, la Francia ad esempio ne approfittò molto, l'Inghilterra, l'Italia un po' meno. L'Italia ne approfittò solamente nel nord, in principal modo con la Fiat e con le fabbriche che non erano state distrutte. Il sud venne un poco abbandonato e l'Italia usò quei fondi, per esempio, per colmare quello che era il debito, invece di usarli per la pratica. Oltre a questo, agì pure in un altro modo, fece in modo che in Italia in particolare e anche in Francia non venisse eletto un governo comunista, visto che all'epoca i comunisti erano molto forti. E addirittura con l'accordo di un partito che era chiamato Democrazia Cristiana e con il Vaticano, alle elezioni vinse appunto la Democrazia Cristiana, che era la base per avere degli aiuti americani. Questa era solo la premessa. Nella realtà il piano Marshall non era altro che un qualcosa che instaurava un rapporto intercommerciale tra le nazioni europee e gli Stati Uniti, Canada compreso, che faceva parte chiaramente del continente. Perché? Perché gli Stati Uniti, che non avevano subito danni nella loro economia, dovevano vendere i prodotti e se non avevano qualcuno che li comprasse, tipo l'Europa, che ne aveva tanto bisogno, non sapevano che farne. Per cui il piano Marshall all'inizio è stata un'iniezione di soldi, di denaro, soldi di merci, alimenti, semenze, addirittura le semenze, per poi avere in contraccambio un che cosa? Un ritorno commerciale. Cioè gli europei cominciavano a vendere agli Stati Uniti i prodotti che poi cominciavano a produrre. Si comincia a vedere? Sì. No, meno male, così lo facciamo vedere dopo. E questa è l'idea che abbiamo con l'Africa, nel senso, in Africa bisogna dare aiuti, ma non a fondo perduto, creare un'economia, cioè creare un'economia, fare in modo che ci siano fabbriche, che ci sia l'acqua, che ci sia qualcuno che coltiva la terra, qualcuno che produca l'elettricità. Infatti nel filmato di Gemma, che ancora non abbiamo visto, c'è addirittura un villaggio autonomo con i pannelli solari. È partito, benissimo, così intanto che ne parlo lo vediamo. Quindi, voglio dire, bisogna aiutarli in questo modo, evitando però anche qui, come è successo in Europa, che tutto quello che viene dato all'Africa come aiuto vada dove ci sono regimi democratici,
non dove ci sono dittature che incassano i soldi, se li mangiano e se ne vanno, come succede spesso. Per cui la cosa va organizzata in questo modo. È chiaro che oggi come oggi la prima necessità è l'accoglienza, oppure la preparazione di grossi campi che rimangano in Africa, perché oggi c'è anche un altro problema, che si è creato un business particolare, che è quello proprio del traffico di persone, ok? Cioè è diventato un affare, è meglio avere il traffico di persone che mettersi a lavorare e fare un'altra cosa, rende più della droga. Purtroppo è questo il problema maggiore. E abbiamo visto che ci sono dentro anche le istituzioni di vari paesi, per cui questo piano prevederebbe un aiuto, un'organizzazione nuova e totale per... Siamo ripartiti, Gemma? Facciamolo vedere, dai, quella voce è un'idea. Forse l'ingegnere che l'ha costruito. Non è lui che l'ha costruito. Allora, non l'ha progettato il professor Martinelli, ci siamo conosciuti l'anno scorso. E quest'anno in un convegno gli ho parlato di questo progetto, però questo progetto esiste da anni, dove siamo cresciuti, diciamo, con un architetto a furia di litigare proprio per il progetto, perché io la vedevo in una maniera, lui la vedeva in un'altra maniera, perché molti adesso è di moda mettere, come si chiama, container, no? Volevano fare, chi vuole fare container, chi vuole farlo, non lo so, cioè, si sono inventati pure che ci sono colori africani. E io volevo invece in questa maniera, che sia costruito con materie che si trova in Africa, dove anche non c'è pietre, farlo con i blocchetti. È enorme, ci daranno ogni stato fino a 100 ettari, che sarebbe Ghana, ha detto di sì, e anche Burkina Faso e Togo vicino al fiume Delta, e Mali ha detto di sì. Con Chad avevano un po' di problemi, ancora non abbiamo finito, e anche tra Eritrea e Sudan c'è disponibilità del terreno. Come vi ho detto, lì... comincia? Come? L'ho detto. Va bene, come voi, chi non l'avesse visto bene... Adesso, sì, vediamo. Abbiamo stesso qui adesso, vediamo. E qua ci può essere formazione di professioni, arte e mestieri, è quello di rendere i ragazzi un po' autonomi e insegnare a loro volta agli altri, costituirli in cooperative, l'intento è questo. E poi siccome c'è pannelli solari, possono vendere l'energia, questo dopo due anni è autosufficiente, può vendere, e cioè può costruirne altri da solo questo progetto. Infatti anche con il professore e il rettore dell'università San Paolo vogliono aiutarci, perciò sono contenta che siano in tanti, si vede che i tempi sono maturi e il progetto lo merita. Come vedete c'è proprio anche ecosostenibile. E quello al centro è il posto di preghiera per molti religiosi. Il progetto può, come si dice, essere costruito in vari posti, magari non sempre in città o vicino a città, perché un diplomatico del Ghana mi diceva che i ragazzi dalla campagna si versano nella capitale, una volta che non trovano niente e si spingono fino al deserto per arrivare in Europa. Perciò l'opportunità è costruire là dove non c'è niente, perché dalle campagne che escono i giovani in cerca di opportunità, in internet vedono molti ragazzi non sanno quello che li aspetta. E fare informazione sul logo sarebbe una cosa buona, secondo me. Vi ringrazio. Grazie.
cosa solo volevo dire, che non sono un po' d'accordo con voi sul piano Margia, perché io un po'... Credo che ho un cappio al collo dell'Africa, un piano Marshall non mi piace. E poi i dittatori. Quale paese democratico mi parla dell'Africa, per favore? E ne dice uno, addirittura ce l'abbiamo democrazia dinastica in Africa, che cioè dal padre in figlio si passa, no? E c'è il Togo è sequestrato dal 57 da una famiglia, diversi da padre come... Congo e poi quelli che li chiamano democratici perché fanno è conveniente per l'Occidente, per business. Sapete che l'Africa è la più ricca di tutti i continenti, di tutte le materie, e se li sono divisa l'Africa a Bonn nel 1885 credo, se li sono divisa da soli europei, perciò non dobbiamo parlare di queste, se no non ne usciamo più. Vorrei invece, no, non è una, io voglio spiegare perché conosco l'Africa, che non si può parlare democrazia perché li confezionano fuori, li assemblano dentro, non è che la gente se li sceglie. Perché organizzare un condominio è difficile, figuriamoci quando gli inviti a guerra i ragazzi. Perciò dobbiamo non parlare così, dobbiamo vederla diversamente, veramente, perché non è cattiveria la vostra, lo so, ma il fatto è che se vogliamo aiutare davvero l'Africa, basta le armi, basta la guerra, basta bombardare. Leopoldo II a Congo ha mozzato a 12 milioni i bambini le mani e i piedi perché non raccoglievano abbastanza caucciù, gomma. Da allora adesso abbiamo il coltan, e che lo raccolgono i bambini e sono radioattivi e serve per i nostri computer cellulari e si trova in superficie, e c'è una guerra in mano in Congo da anni, nessuno ne parla, miliardi, al presidente lì lo chiamano democratico, è succeduto a Kabila, al suo padre, no? Però perché conviene a qualcuno, si è fatta la guerra, come si chiama, il paese vicino che adesso è diventato Svizzera, tutti quelli morti con macete per fare solo le banche per pulire i soldi, del coltan, del diamanti, dell'oro, gas, petrolio. Io in Africa ho visto tante cose, io non ci credo né alle Nazioni Unite, è questione solo di business. All'Africa si dovrebbe solo lasciarla stare o aiutarla a crescere i figli, ad avere istruzione, consapevolezza, perché io ho visto la Somalia stessa. Quando Hadid, io ero a Addis Abeba, Hadid era presidente non islamista, gli stavano addosso per poi, perché lì c'è molto fosfati, petrolio, gas per questi, hanno massacrato anche la giornalista italiana, Ilaria Alpi, con il giornalista, scusate se non mi ricordo il nome, perché avevano... perciò una cosa... delinquenza legalizzata che sta succedendo, e noi che votiamo dobbiamo votare gente che ha fede, che ha timore di Dio. Grazie. Allora, quello che diceva Gemma chiaramente è vero, purtroppo, ma il discorso nostro è un altro, di cercare di cambiare qualcosa per fare in modo che i giovani restino in Africa e contribuiscono alla rinascita dell'Africa, che appunto ricca di materie potrebbe benissimo essere indipendente, probabilmente sarà il futuro del mondo occidentale. Ok, adesso, perché visto che siamo anche in ritardo, inviterei qui l'ingegner Martinelli, che ci parlerà dei progetti per lo sviluppo dell'Africa e dell'Europa. Scusate, 15 minuti, perché se no non usciamo fuori. Io ho tagliato pure il mio di Eccomi di nuovo con voi. Io, dato il tema,
Ecco, che interessante, vincente lo sviluppo, progetti per lo sviluppo dell'Africa e dell'Europa dell'Africa. Io vorrei fare un attimo questa piccola considerazione assieme a voi. Dividiamo il mondo in tre blocchi: il blocco America, il blocco Asia e il blocco Europa con l'Africa. Guardando la cartina si identificano facilmente questi tre blocchi. Come si sono sviluppati questi tre blocchi? Il gruppo America a questo punto è stato l'America del Sud, è stata sostenuta finanziariamente dall'America del Nord, ed ecco lo sviluppo. L'Asia, la parte sud dell'Asia è stata sostenuta e quindi si è sviluppata grazie all'apporto finanziario della parte di sopra dell'Africa. Torniamo invece al nostro blocco, Europa-Africa. Ecco, l'Europa che cosa di fatto fino ad oggi, non dico fino ad oggi ma fino a ieri, ha fatto? C'è stato un bel giorno in cui c'è stata questa separazione, questa divisione dell'Africa tra Francia, Inghilterra, Germania e anche un po' l'Italia. Dice, bene, tu di che ti vuoi occupare? Bene, io mi occupo di questo. Anche l'Olanda, sì, certamente, e hanno colonizzato, per così dire, non pensando allo sviluppo, al proprio contributo allo sviluppo, ma pensando naturalmente a colonizzare e prendere tutto quello che si poteva essere preso da questi territori facendone business personale, senza pensare allo sviluppo naturalmente di questo. Cosa che fanno anche adesso, però adesso noi siamo un po' più attenti su questa questione. E allora, come ci stiamo muovendo? Io naturalmente vi parlo dalla mia esperienza, di quello che naturalmente abbiamo immaginato di fare assieme con Casa Africa, con questo accordo strategico. Da una parte, quindi, la formazione in Italia e anche all'estero, a due livelli, a livello universitario, cosa che già sto facendo alla LUMSA, e la prossima edizione verrà coinvolta anche l'Università del Mediterraneo, abbiamo già sentito l'Etiopia che sarebbe d'accordo a collaborare con noi, quindi a livello universitario, dove naturalmente possono accedere a questo corso di perfezionamento laureati, o diciamo laurea equivalente che possa essere riconosciuta. E dall'altra invece la cosa più interessante, questi centri di formazione a favore di immigrati e di giovani italiani che lasciano la scuola. Il tema è quello di insegnare altri mestieri ai giovani immigrati che vogliono tornare a casa con un mestiere acquisito. Ecco, questo è importante. Io ti formo ben volentieri, visto che stai qua e tra l'altro ti trovi in condizioni disagiate, però ad una condizione, che torni al tuo territorio di appartenenza. E il corso quindi riguarderà taglio e cucito, elettricità, idraulica, meccanica, allevamento e agricoltura. Quindi sarà ben ampio. Relativamente ad una delle problematiche, perché alla base di quello che è la pace c'è l'alimentazione, insomma il popolo che ha fame entra in guerra, cioè proprio da fare, disperatamente entra in guerra. Allora io mi sto occupando specificatamente della questione dell'agricoltura. In questo momento sto lavorando in Tunisia con un progetto dal titolo Antichi grani in Tunisia, ma il concetto comunque è quello di lavorare in chiave di biodiversità, cioè cercare di verificare sui territori quello che può essere prodotto in loco e arrivare al prodotto finito, non la materia prima, perché la materia prima è già inquinata. Nel caso della Tunisia, dove stiamo portando avanti questo progetto interessante, in questa zona, questo distretto che noi, su cui stiamo lavorando, insomma, sta a 100 km da Tunisi, ci sono già inquinamenti che vengono naturalmente da questi prodotti industrializzati che portano naturalmente a contraffare certa la materia prima, che porta naturalmente anche fastidio dal punto di vista dell'alimentazione e della salute. E allora, visto che il tempo è poco, non vorrei trattenermi ancora di più, vorrei fare proprio questo esempio dell'agricoltura, cercando di allargarlo anche all'Africa. E ve lo leggo perché è ricco di contenuti e quindi insomma non voglio cercare di perdere, dimenticare qualcosa per strada. Il nostro impegno relativamente all'agricoltura in Africa, questo è il tema, è quello di consolidare il legame tra prodotto e territorio, con la storia, con la cultura e con la loro origine, così da promuovere lo sviluppo locale per favorire un maggiore interscambio nel rispetto delle regole. E ecco a questo punto allora l'Europa, quello che può fare. L'Europa già lo sta facendo e lo può fare, però occorre naturalmente una volontà politica che non si fermi all'aiuto, quello che diceva prima, al sostegno economico, all'apertura commerciale, ma diventi davvero un programma di crescita e sviluppo locale, utilizzando un'esperienza che quale quella che può essere data dall'Europa.
perché sta parlando dell'Europa, porta avanti la politica agricola da più di 50 anni. Ecco, e bisogna per questo uscire dallo scenario attuale di concorrenza che vede i nostri produttori non tollerare le materie prime che vengono dall'Africa. Vedi il caso dell'oro della Tunisia, lo vedi altro, insomma, la prima cosa è il barrage, insomma, quello che succede. Parallelamente, però, questa è la cosa importante, proprio oggi per televisione a TG3 c'è stata una, diciamo, una comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole, che stanno portando avanti un bando dal titolo Banca delle Terre Agricole su 1.000 ettari inutilizzati per il recupero dell'immenso patrimonio agricolo inutilizzato. Quindi già anche in Italia stiamo facendo questo, e come? E questo discorso lo stiamo facendo da 5 anni a questa parte, quindi la nostra forza d'urto è stata tale che a questo punto quindi ha impiegato al livello politico, non più palazzi, esattamente. Quindi a questo punto come ipotizzare una cooperazione sull'argomento? La cooperazione ipotizziamola bene partendo da due considerazioni. Siamo in il primo punto della biodiversità, di cui ne ho parlato un fatto cenno prima. Dall'altra sponda del Mediterraneo si possono trovare soluzioni importanti relativamente al grande scenario del cambiamento climatico. Ossia, noi in Italia in questo momento stiamo perdendo tanti prodotti che vengono dalla natura per mancanza di possibilità di cambiamenti climatici a tutti gli effetti, non crescono più. E allora per quale motivo non andare a addestrarci in questi territori dove c'è meno acqua, dove fa più caldo di noi, e cercare di industrializzare questa produzione per far sì che possa essere prodotta anche in Italia e quindi affrontare con più tranquillità i prossimi 50 anni. L'altro discorso naturalmente è legato anche a questo, sia l'aumento delle temperature, la stessa cosa. Quindi abbiamo molto da prendere dall'Africa. A parte che saremo a Africa anche noi, però abbiamo molto da prendere, quindi non è un c'è obiettivamente a tutti gli effetti un interscambio. Noi diamo all'Africa, l'Africa dà a noi. E quindi il discorso è importante, quindi può funzionare questa cooperazione a tutti gli effetti. E la cooperazione potrebbe andare a svilupparsi anche sui cereali che è la materia prima, per cui il pane, andando a fare che cosa? Visto che oggi abbiamo delle tecniche che ci consentono di ispezionare dall'alto i territori, verificare territorio per territorio africano dove ci sono le condizioni perché si possa pensare di impiantare un campo di grano. Oh, non so se chiede. E perché a questo punto fatto con i grani antichi? Perché il grano antico è un grano